Le amministrazioni comunali di Pescara e Chieti hanno reso omaggio questa mattina alla memoria dei 9 martiri di Colle Pineta che immolarono la loro vita per la libertà l'11 febbraio del 1944. I 9 sono stati ricordati con una cerimonia davanti al Cippo che ricorda il loro sacrificio nei pressi dell'Istituto Comprensivo 7 di Pescara. I partigiani della banda Palombaro, traditi da un delatore, furono condannati a morte da un tribunale militare tedesco. Anche oggi la toccante cerimonia ha visto la presenza di tanti studenti. Noi abbiamo questo importante ruolo, quello di essere testimoni del Cippo. Lo sono i nostri alunni, lo è la scuola. È un modo per poter veramente creare mantenere questo filo rosso, no? Creare questo collegamento importante con la scuola e con i luoghi della storia. Questo spazio è stato testimone di un evento drammatico, ma deve essere in questo modo foriero di valori quali la pace, quali la libertà, quali la democrazia, quali tutti quelli in cui noi crediamo, su cui costruiamo il nostro percorso formativo. Importante anche, e lo vediamo pure oggi, la presenza dei ragazzi delle scuole, perché è giusto che anche loro possano conoscere quella che è stata la nostra storia. Assolutamente fondamentale, considerando che costruiamo parte del nostro curriculum partendo da questo luogo, partendo dai valori della storia e da un percorso formativo che diventa ancor più significativo se legato a un evento concreto e a un luogo quale la nostra città, in cui noi siamo testimoni ma anche custodi della memoria.